Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Oggi voglio girare un video diverso dal solito. Infatti in settimana ho fatto un ordine sul sito Macrolibrarsi e mi sono arrivati esattamente due pacchi che voglio aprire con voi in questo video, così vi mostro appunto che cosa ho acquistato. Ovviamente non è un video in collaborazione con nessuno, tutto quello che ho comprato l'ho acquistato, sono tutti i prodotti che ho acquistato di tasca mia, però appunto sono tutte marche di cui o ho già utilizzato altri prodotti oppure ne ho sentito parlare molto bene e quindi ho deciso di fare questo ordine su questo sito. Anche per comodità, perché diciamo che alcune marche le avevo trovate in alcuni negozi in provincia, qui in provincia di Brescia, però appunto tra zona rossa, zona arancio, zona rossa, insomma diventava un po' complicato. In più appunto sarei dovuta andare prima in un posto, poi in un altro, poi tra l'altro magari vado in quel negozio perché so che c'è quella determinata marca, ma non c'è il prodotto che voglio acquistare. Quindi, insomma, su questo sito ho trovato tutto e quindi ho deciso di fare l'ordine. Quindi iniziamo subito. Come vi dicevo, ho due pacchi da mostrarvi e li apriamo insieme. Numero 1 aperto. Allora, al suo interno vi faccio vedere, viene tutto incartato, comunque anche il materiale protettivo è comunque cartone, quindi facilmente riciclabile e questa cosa ci piace. Allora, questo è il pacchetto dei generi elementari. Allora, avevo deciso di acquistare questi che sono i funghi shiitake e quindi niente, ero curiosa. Questi sono shiitake con i semi di canapa, fonti di vitamina D ed è un insaporitore. L'ordine minimo era di tre confezioni, quindi niente, spero che mi piacciono, però ecco, ero curiosa di provarli. Poi, sempre del genere alimentare, vediamo, perché appunto su questo sito trovate veramente diverse categorie, diciamo, ci sono appunto i generi alimentari, ci sono i prodotti per la casa, i prodotti per l'igiene personale, cosmesi, ma poi c'è anche proprio un reparto, per esempio, dei libri dedicato alla yoga, alla meditazione. Insomma, è molto interessante perché appunto ha diverse categorie e quindi diciamo che uno si può sbizzarrire. Questo invece è il burro di arachidi. L'ordine minimo prevedeva due confezioni e non so, allora io sono sempre stata un amante del burro di arachidi e era da tanto che non lo prendevo. Il mio unico difetto era che magari lo iniziavo, ma poi non so, non sapevo esattamente a cosa poterlo abbinare. Adesso ultimamente ho visto alcune ricette o comunque alcune ragazze che seguo su Instagram, appunto fanno vedere che lo usano magari con i pancake a colazione piuttosto che per merenda, quindi ecco, ho più idee, quindi sicuramente lo andrò a finire. Quindi questo è 100% arachidi. Gli ingredienti sono arachidi tostate bio 100%, quindi questa marca che sono i fiori di loto non l'ho mai provata, però insomma, vediamo com'è. E poi per ultima cosa c'era un campioncino omaggio che ho lasciato scegliere a loro proprio e mi hanno inserito i semi di zucca biologici. Non li ho mai provati, i semi di zucca austriaci stiriani senza glutine, quindi no, vediamo come sono.
Ah, ecco, qui danno addirittura un esempio con i crostini di pane nero, avocado e semi di zucca. Vediamo, anche questi sono curiosa di provarli. Ok, quindi questa era la sezione alimentare che giustamente mi hanno diviso da tutti gli altri prodotti. Adesso vado ad aprire il secondo pacchetto. Anche qui. Come vedete c'è della carta. E iniziamo, questo è bello pieno, ve lo dico, è bello pieno. Allora, del marchio Puro Bio, è un marchio di cui io utilizzo la BB Cream e il fondotinta, è un marchio italiano di appunto cosmetici che però da, se non sbaglio, un paio d'anni ha iniziato ad avere anche, oltre a rimodernare, diciamo, il reparto cosmetici, ha iniziato anche ad occuparsi della skincare e dei prodotti per capelli. Quindi io ho sentito parlare di questo, che è un trattamento di bellezza per appunto i capelli. E quindi ero curiosa di provarlo, perché appunto dicono che li aiuti comunque a restare morbidi e lucenti e va utilizzato prima dell'asciugatura per poter poi passare quindi all'asciugatura e alla piega. E quindi ero curiosa di vedere come funziona. Di Officina Naturae questo olio di jojoba, che voglio provarlo sempre per i capelli come maschera, ma anche proprio al posto della crema corpo. Quindi volevo fare un mix emolliente e nutriente. E boh, vediamo quindi come funziona. Principalmente l'avevo sempre pensato appunto da utilizzarlo per i capelli, però so che fa molto bene anche per la pelle. Ecco, per esempio, di questa marca Officina Naturae non ho mai provato nulla, non ho mai comprato nulla, però ne ho sempre sentito parlare bene. Poi, sempre di questo marchio, ho voluto provare a prendere il loro deodorante, che è un deodorante solido, Deo Coso. È un deodorante solido con bicarbonato impalpabile, questo ha la profumazione neutra, quindi proprio senza profumo. Anche di questo ne ho sentito parlare molto bene, quindi ero curiosa di provarlo anch'io. E anche perché appunto, come vedete, ha la scatoletta in latta e è proprio solido, quindi anche qui non avremo plastica da buttare. Continuando sempre con l'Officina Naturae, ho preso il loro porta detergente solido. Questo era molto carino, mi piaceva. È di origine vegetale e si può smaltire nell'umido. E appunto l'ho acquistato perché tra poco inizierò a usare il sapone per le mani solido, quindi mi serviva appunto qualcosa per dove appoggiarlo. Questo, al di là che mi sembra molto grazioso, molto carino, comunque è un materiale fatto apposta per poter appunto assorbire l'umidità e l'acqua del sapone una volta che viene utilizzato. E niente, come vi dicevo, si può smaltire nell'umido organico, made in Italy. Prodotto vegan, ci piace. Poi con questo marchio dovrei aver finito. Poi Giampi ha voluto provare uno deodorante invece in stick, questo del marchio Ben & Anna, alla profumazione Provence, quindi lavanda, come vedete, quindi una specie di tubetto. Non so bene come funzioni. Ah sì, ok, bisogna, adesso non lo faccio perché non voglio far danni, comunque si spinge da qui sotto
e appunto dovrebbe salire poi il deodorante. Carino anche questo, la confezione è tutta in carta, in cartone, quindi anche questa facilmente riciclabile. Le saponette, quindi saponette saponi, avevo voluto provare a prendere quest'altro porta sapone. Questo, il marchio è Idrofil e è un materiale, questa è la luffa, che è sempre un materiale vegetale e quindi anche questo si può andare poi a smaltire nell'umido. Quindi anche questo, sì, è più carino l'altro, diciamocelo, però per appoggiarci la saponetta e il sapone, direi che può andare bene. Poi passiamo al reparto doccia. Allora, di Ethical Grace, tra l'altro made in Torino, quindi anche qui. Marchio italiano, ho voluto provare ad acquistare questo shampoo e balsamo solido 2 in 1. Questo è antiforfora e come profumazione è all'estratto di basilico, olio di ricino e olio di neem. Un panetto solido equivale a più di 60 lavaggi. Formula super concentrata e autoconservante. Quindi anche questo carino. Molto grazioso, sempre del marchio Ethical Grace. Ho acquistato questo bagno e crema doccia solido. Questo è per pelle sensibili e ha l'olio di ricino, olio di cocco ed estratto d'avena. Quindi anche qua tutte le confezioni sono di carta. Ok, e come vedete poi qua si può anche, c'è appunto un buchino che appunto può essere, è utile per appenderlo poi e lasciarlo poi asciugare. Poi cambiamo marchio, questo è il marchio BioHearth, è un acido glicolico e l'ho voluto acquistare per i brufoletti, che praticamente da quando abbiamo queste mascherine non mi abbandonano. L'acido glicolico è un acido naturale che deriva dalla frutta e va ad agire sullo strato superficiale della pelle, e va a rimuovere tutte le cellule morte, quindi dovrebbe aiutare nella appunto rigenerazione della pelle e a togliere anche quelle macchiette che poi restano dopo che abbiamo avuto dei brufoli. Inoltre, può anche essere utile per aiutare nella rimozione di proprio macchie cutanee, proprio, che non siano proprio derivate da brufoli, e anche da rughe, quelle sottili. Non ho idea se funzioni, è la prima volta che lo acquisto, però ecco, ero curiosa di provarlo. Adesso vi mostro due cose di cui io ero totalmente titubante, ma alla fine ho detto ok, voglio provare, voglio iniziare anch'io a vedere come va. Ho acquistato questi assorbenti che sono lavabili, quindi voglio provare, ne ho presi intanto due, uno per il giorno, dovrebbe essere questo, sì, e uno per la notte, che è questo. Voglio provare a vedere come va. Si possono lavare appunto in lavatrice e quindi possono essere riutilizzati più volte. Ero indecisa fra questi e cioè, avevo sentito parlare di questi e della coppetta mestruale, però coppetta mestruale al momento non fa ancora per me e quindi ho detto dai, proviamo, questi alla fine vediamo come va a utilizzarli, a lavarli se vengono effettivamente puliti e vediamo un po' come mi trovo. Questo appunto volevo provare a limitare appunto l'utilizzo di assorbenti che sono tutti comunque usa e getta e
quindi avevo trovato questa alternativa. Proverò. Se siete interessate, vi farò sapere come mi sono trovata. Qui poi ci sono tre campioncini. Adesso non mi ricordo quale che avevo scelto. Uno l'avevo scelto, altri due avevo segnato l'opzione che sceglievano loro, giusto per trovarmi delle sorpresine. Non mi ricordo qual era però che avevo preso. Comunque, allora, questo è burro profumato per il corpo, il marchio Kaffa, l'Orientale Gourmet, 96% di origine naturale. Questo del marchio EOS, fluido totale per pelle disidratata. E questo invece il marchio Bloom Organic, skincare, il marchio è Naturetica, siero idratante bio pelle sensibile. Adesso passiamo alla pulizia per la casa. Tra l'altro qui sono stati bravissimi perché, vedete, hanno messo tutta carta per fare in modo che magari che non si schiacciavano magari durante il trasporto, che potesse uscire del liquido. Allora, questi sono tutti i prodotti del marchio Green Natural, che è un marchio italiano. Io avevo già acquistato un loro detersivo per la lavatrice e quindi volevo spostarmi e provare a utilizzare i loro prodotti in diversi altri punti della casa. Allora, questo è un detergente per WC, su questo che è un detergente multiuso. Questo è con ossigeno attivo e l'ho preso perché potrebbe andare bene per la pulizia di sanitari, rubinetti, della doccia, e quindi come igienizzante, più che come anticalcare, igienizzante. Sì. E tra l'altro può essere ricaricato con la eco-ricarica. Sempre marchio Green Natural, questo invece è lo sgrassatore universale con olio essenziale bio di limone e tea tree. Quindi è un prodotto per sgrassare le superfici con sporco ostinato, ideale per forni, piani di lavoro, attrezzature da cucina, cappe, eccetera, eccetera. Quindi anche questo ero curiosa. Ecco, quello che mi ricordo del detersivo per la lavatrice che avevo provato è che era super profumato. Quindi mi piaceva veramente tanto. Quindi adesso sono curiosa di vedere come funzionano questi altri prodotti. Ok, gli acquisti sono finiti. Qui nella scatola poi ho trovato, qua ci sono tutti i loro prodotti probabilmente in offerta. E questa invece è la loro rivista, Vivi Consapevole. Questa penso che in automatico, adesso non mi ricordo bene, ma penso che in automatico ve la trovate quando fate l'ordine. E basta, con questo è tutto. Io sono veramente curiosa di provare tutti questi prodotti perché sono totalmente nuovi, come vi dicevo, alcuni marchi già li conosco, però questi proprio singoli prodotti non li ho mai provati. Altri marchi invece per me sono totalmente nuovi e appunto quindi sono curiosa di vedere come mi trovo. Ma fatemi sapere invece nei commenti qui sotto se voi avete già utilizzato qualcosa di questi prodotti che vi ho mostrato o se comunque conoscete i marchi che ho acquistato, magari perché utilizzate altri prodotti. Io niente, con questo è tutto, quindi vi saluto. Spero che questa tipologia di video vi sia piaciuta. Fatemelo sapere nei commenti qui sotto. E vi ringrazio per la visione e vi auguro come al solito una buona domenica e ci vediamo come al solito al prossimo video. Ciao a tutti!